Gigi Petteni, segretario confederale della CISL. Petteni, forse siamo vicini a un accordo con la Confindustria, i segnali si stanno intensificando. È un anno praticamente, più di un anno, che va portandosi avanti questo dialogo un po' sfilacciato tra Confindustria e sindacati. Confindustria diceva di voler fare un accordo sulla contrattazione, dopo quello sulla rappresentanza che era stato fatto, ma per mettere in piedi un accordo importante che stabilisce delle regole per la contrattazione, però come si è fatto, praticamente come hanno fatto gli artigiani, come hanno fatto i commercianti, le piccole imprese di Confabi. Confindustria, che è, come dire, relazioni industriali, si chiamano industriali perché c'è l'industria di mezzo, e con la Confindustria non si riusciva ad arrivare a un punto fermo. Siamo vicini forse a un accordo? Spero, abbiamo lavorato per questo, credo che non è stato buttato via tutto il tempo e tutto il lavoro, anche magari così, non sotto i riflettori che si è fatto, perché è una fase di forte cambiamento delle relazioni industriali. E il fatto, quando noi abbiamo posto quel documento, con tutti, per l'amor di Dio, i limiti che poteva avere, abbiamo cercato di rompere anche uno schema. Bisognava andare ad affrontare ognuna delle rappresentanze per le specificità che avevano. Cioè non è più, secondo noi, il tempo in cui facevi l'accordo con un'organizzazione e a seguire poi gli altri si accodavano. Oggi non è più questo lo stato della Cioè, rappresentanza. c'è un protagonismo forte un po' di tutti quanti i soggetti. E sì, è che bisogna anche riportare in un alveo di rappresentanza vera, per cui non è una contrapposizione di classe. Quel tema che abbiamo posto rispetto alla rappresentanza reciproca, noi anche quella delle imprese, quello che è avvenuto, sta avvenendo nell'osservatorio del CNEL, che di fatto poi rispecchia una realtà che si sta diffondendo nei territori. Negli ultimi anni è avvenuto il modello in cui se io trovo un sindacato qualsiasi che mi firma un contratto ho una rappresentanza, noi dobbiamo ristabilire che chi ha rappresentanza firma i contratti. Allora in questo modo i contratti hanno un valore perché chi li firma ha dietro qualcuno, sia di impresa sia di lavoratori, e possiamo candidare i contratti ad essere i soggetti che governano le politiche salariali nel paese e allontanino anche tentativi di legislazione su questi temi. Questi contratti, questi possibili accordi che si stanno delineando, rientra anche il perimetro, il discorso sulla perimetrazione dei contratti, ossia stabilire chi può fare certi contratti e no, il confine, stabilire un confine tra artigianato, industria e commercio. Ma innanzitutto credo che noi dobbiamo fare una lettura dei contratti che abbiamo in essere e capire se ognuno di questi contratti ha ancora una ragione di esistere per ogni rappresentanza che lo facciamo, così come sono o possono avere elementi anche di accorpamento da questo punto di vista, perché l'alternativa alla forte diffusione dei contratti può anche essere quella di fare un po' di razionalizzazione se vogliamo anche allargare il secondo livello di contrattazione a cui ampliamo la possibilità di entrare in materie più specifiche da questo punto di vista qui. Per cui io credo che questo elemento riguardi ognuno un po' in casa propria delle rappresentanze tradizionali che abbiamo. Leggiamo bene i contratti di Confindustria che facciamo, vediamo le trasformazioni che ci sono. E poi io credo che dobbiamo fare anche dei ragionamenti su quelle parti comuni ormai che riguardano i contratti e ritornare a ricomporre nei luoghi di lavoro, un'eccessiva frammentazione contrattuale. E non è stata determinata da noi. Negli ultimi anni si è pensato di fare un'organizzazione che portava ognuno le sue competenze, per cui facciamo il magazzino, c'è il suo contratto, poi facciamo i portinai, i loro contratti. Che ha creato una situazione molto complicata dentro le fabbriche proprio. Adesso ambedue gli attori si stanno accorgendo che questa operazione forse ha bisogno di maggior governo. Penso su alcuni temi che sono sotto gli occhi di tutti, penso al tema della sicurezza che non può essere frammentato dentro questi livelli di rappresentanza, per cui una rilettura di come i contratti di lavoro vengono applicati nella realtà dei luoghi di lavoro.
credo che faccia bene oggi e soprattutto nella prospettiva dei cambiamenti che nel lavoro sono in corso. Senti, per quanto si riferisce proprio alla struttura dei contratti, cioè, ci sono due teorie che circolano. Uno che dice di fare delle regole valide per tutti i contratti e invece per altri che dicono no, i settori sono così diversi fra di loro che delle regole uniche non possono valere, meglio che ognuno prosegua per la sua strada. Qual è la scelta verso quale vi state incanalando? Ma noi in questa fase in cui da un lato credo in qualche modo abbiamo creato una condizione per dire ognuno insomma faccia i contratti un po' come ci riesce in questa fase qui. Intanto vediamo di fare un ragionamento un po' più complessivo. Anche noi abbiamo creato queste condizioni qui. Io credo che alcuni elementi di specificità sono una forza. Cioè, voglio dire, io quando facevo gli accordi nel tessile, cioè le fabbriche, c'è una filatura e una tessitura, non è che arriva molta differenza. Certo. Oggi andare a trovare due aziende che fanno le stesse produzioni e hanno un modello organizzativo uguale diventa molto più complicato, per cui cioè, voglio dire, stiamo attenti a far venir meno quello che è un'azione di specificità, però io credo che l'elemento di equilibrio può intervenire tra un'armonizzazione del rapporto fra i due livelli della contrattazione. Ci sono degli elementi che possono stare dentro in una visione più macro e gli elementi che invece devono valorizzare la specificità. Perché Boccia, per esempio, nel corso di questo anno più volte ha lodato il contratto dei metalmeccanici dicendo che poteva essere una traccia per creare delle regole per tutti, però non sono tutti d'accordo, appunto. Ma io credo che tutti i contratti che abbiamo fatto in questa stagione difficile siano stati contratti importanti. Il contratto dei metalmeccanici è stato un contratto importantissimo anche per la ragione che ha ricomposto una rappresentanza e che sicuramente aiuta anche il lavoro che si sta facendo di far diventare la contrattazione il terreno dell'azione comune delle culture sindacali. Cioè noi oggi abbiamo realizzato intese con le controparti, stiamo lavorando per superare le criticità dove ci sono, perché abbiamo trovato la forza, la responsabilità di mettere in gioco le reciproche culture sindacali, perché le culture sindacali sulla contrattazione non sono banali, sono culture molto forti e radicate, frutti di condizioni oggettive da questo punto di vista qui. Invece di essere convinti ognuno di avere ragione rispetto agli altri, abbiamo fatto in modo di far convivere questi elementi qua, per cui se parliamo di welfare aziendale non è una cosa alternativa la difesa del welfare universalistico, se parliamo di partecipazione non è alternativo rispetto a temi diversi di chi ha più sensibilità sulla rappresentanza, se parliamo del valore tra il primo e il secondo. Cioè abbiamo cercato in qualche modo anche lo stesso ragionamento di rapporto legge-contratto su cui noi abbiamo fatto delle aperture da questo punto di vista, cioè sostanzialmente abbiamo voluto fare in modo che i nostri valori, i nostri principi facessero i conti con la realtà che dobbiamo fare. La contrattazione, il meglio della contrattazione è quando è in grado di coniugarsi con la realtà e di trovare una mediazione in quell'alveo lì. Io penso che chi ha fatto i contratti in questa fase ha fatto un grande sforzo in questa direzione. Senti, l'ultima cosa, a proposito della legge che la CISL ha accettato il principio, perché giustamente, perché così finalmente si riuscirebbe ad avere delle regole valide per tutti, però mi si faceva notare il problema della la libertà dell'articolo 8 della legge del 2011, che prevede la possibilità di derogare al contratto, con un accordo sindacale, di derogare sia ai contratti nazionali sia anche alla legge. C'è qualcuno che dice, ma se noi facciamo una legge e poi c'è la possibilità di derogarla, non riusciamo nemmeno a combattere i contratti pirata. In questa stagione noi abbiamo preso questa impostazione qui. Abbiamo teso a rilanciare il ruolo del contrattualismo assumendoci delle nostre responsabilità. Ci siamo opposti a un salario minimo perché continuiamo a pensare che possiamo farlo con la contrattazione. Nel medesimo tempo abbiamo aperto sul discorso della rappresentanza perché abbiamo bisogno
per noi e per le nostre controparti che ci sia un quadro di riferimento preciso per tradurre in modo pratico quel ragionamento. Firmano i contratti quelli che hanno una rappresentanza e non la viceversa da questo punto di vista qui. Cioè è un prendere atto di una situazione che si è determinata, di una frammentazione che la rappresentanza ha posto e che ci obbliga tutti a fare uno sforzo a dire: in base a quello che rappresenti puoi contare, puoi determinare e poi condizionare rispetto all'insieme dei lavoratori. Ma allora arrivate a firmare questo accordo con Confindustria, sì o no? Una risposta velocissima. Io penso di sì, perché in questi giorni facciamo la trattativa sulle pensioni, oggi abbiamo aperto il contratto della scuola, ma adesso, cioè, trovo... per me non è accettabile i sindacalisti che devono dire siamo pessimisti, ottimisti, il tempo è lungo, il tempo è corto. C'è un contrattualista, non può essere un pessimista, un contrattualista lavora per fare le intese e l'arte della contrattazione è che di fronte a ogni problema è possibile una soluzione se si ha la capacità di riuscire a coniugare le reciproche esigenze e trovare un equilibrio condiviso. La contrattazione è un'arte e io credo che noi abbiamo tutte le condizioni per fare scelte che permettano attraverso la nostra azione di dare una risposta complessiva, ma anche un po' di innovazione nelle relazioni in centro e in periferia. Per cui io sono un contrattualista e i contrattualisti possono solo che essere ottimisti. Quell'accordo lo vogliamo fare. Bene. Diversamente non farò l'albero di Natale, perché sotto l'albero di Natale vorrei mettere anche l'accordo di Confindustria. Bene, speriamo di sì. Grazie. Okay, grazie a voi.